Ah, cacchio, mi devo togliere la musica, sono un macello. Riniziamo, facciamo una Riniziamo. review per nulla spontanea di quelli che abbiamo già visto. Riniziamo. Ciao bambini, benvenuti in questo nuovo video non registrato due volte. Siamo in live in realtà, siamo in live è dove facciamo le Reddit reviews, ovvero le persone che sono in live fanno i loro disegni e li mettono qui su Electric Pew Submissions, subreddit Electric Pew. Questi disegni noi li andiamo a revisionare, criticare, amare e forse correggere. Perché no? Infatti, iniziando proprio da questo del signor nome strano, possiamo già vedere dei piccoli problemi. Anche se lui ha giocato molto con le luci calde, mi ricorda un po'. Possibile che mi ricorda un po' qualcosa tipo fra Frog Richard, questi colori Non lo molto so, sei accesi? tu che. Sì, comunque sia. Sì, vedo anche dei dettagliini che vedo spesso nei disegni di Richard, sono dettagliini di luce che lui mette qua e là, quindi immagino tu sia fan. In realtà non funziona male, l'unica cosa che si perdono un po' le spalle, si perde un po' l'anatomia, però è molto cartoon, ci può stare, può essere evoluto. E intanto sono anche dei king, i king dei furry magari, o i king dell'amore, quindi Abbott. Abbiamo l'autoritratto mai visto da parte mia di Jesus, Manu Draw, che ha fatto un lavoro epico, signori. Wow, però hai visto questo che Chad che è, ma Che incredibile, questo Chad avresti mai Manudro, aspettato. ma che Chad è Manudro, guarda che roba. Poi da sottolineare l'ombra molto calda, questo è molto stilistico, no? Perché non è che l'ombra si comporta proprio così e diventa rossa. Lui fa una scelta di scaldare così tanto l'ombra, di scaldare molto anche il passaggio dalla luce all'ombra, che lo trovo epicissimo. Epico risultato e anche una bella firma. Ah, questo disegno di Patsquiz, molto cartoon, lo trovo perfetto. Per il suo stile, e se questo è il tuo stile fisso, continua così, continua a specializzarti, insomma, perché disegni così li vedo molto utili in illustrazioni di qualsiasi libro in realtà. Molto semplice, molto easy, magari libri per bambini, ma non usciamo fuori tema. Signori, ma quanti bravi ragazzi ci sono in questi subreddit? Oh, Ma è Maddie facciamo una Wolfie! scommessa. Ok, Bro, è Maddie allora Wolfie! niente più scommessa. Niente Qual scommessa, era la scusa. scommessa? Dimmi la scommessa comunque. La scommessa era: secondo te troveremo un disegno di Mad? Niente, Un non ho fatto in disegno. tempo a dirlo. Voi non lo sapete, ma Maddie Wolfie è la mia pupilla pigra, che non c'ha mai voglia di disegnare e lavorare, e che critico sempre, e che insulto sempre. Però oggi ci regala un disegno di un furry, perché ultimamente fa solo i furry. Anatomicamente non gli si può dire niente, deve sicuramente migliorare Maddie Wolfie nel colore, che è un po' piatto, no? Questo lo possiamo copiare, per esempio, no? Adesso prenderò il colore questo qua e farò una macchia, come se lo rifacessi. Maddie Wolfie ha scurito andando verso così, verso il basso del colore. Quindi facendo così lo sfumo, ottengo più o meno il suo risultato. Ma il brutto di colorare in questo modo è che diventa un po' piatto il disegno. Quindi è giusto, quando scelgo abbasso il colore, mi sposto anche qua, nella rotella dei colori. Se lo voglio più freddo mi muovo verso il blu, se lo voglio più caldo mi muovo verso il giallo e così via. O addirittura, perché non prendere direttamente un blu? Con l'opacità ce lo schiaffo sopra, ottengo un altro colore che poi posso scurire e avrà un'ombra fredda, signori. Un'ombra fredda che è molto più bella e interessante semplicemente di un'ombra che tende al nero, che quindi si scurisce in modo piatto. Lo stesso vale per la luce. Non prendo semplicemente il colore e lo schiarisco, no? Voglio una luce calda, voglio una luce fredda e così via. Di solito dove c'è un'ombra fredda c'è una luce calda. Quindi prendo tipo un colore più caldo, tipo questo, e questa è un'ottima luce calda, no? E si ottiene un risultato un po' più vivo. Il prossimo, che come si può ben vedere invece lui nel colore usa molteplici tonalità, quindi vedete la luce calda, l'ombra fredda, e Moriyoko Yoko. Quindi qui il colore c'è una consapevolezza, abbiamo, c'è addirittura anche lui, o lei, non lo sappiamo, fa il passaggio molto rossiccio tra la luce calda e la luce fredda, è molto bello da vedere. E poi qui addirittura c'è una luce di riflesso sempre più fredda. L'unica cosa che ti posso dire, Morioko, da un punto di vista vagamente critico, di lavorare un po' di più sul viso, sull'anatomia del viso. Ah, intanto la bot. Perché quando si disegna troppo anime, paradossalmente bisogna esercitarsi di più, o è un rischio far venire i volti troppo piatti, no? Così come i capelli. Quindi ti posso consigliare Kawachi, è un ottimo disegnatore di anime, di illustrazioni epico, e come vedi fa robe epiche. Quindi se ti piace proprio lo stile anime, da illustrazione singola, bella, figa, studiati artisti come questo. Uomo di Let's cultura. go! Andiamo avanti. Allora, Rasel, tu con i colori, anche tu hai provato magari a cambiare un po' di tonalità, lo vedo. C'è da lavorare sull'anatomia, sicuramente, perché qui il viso si è un po' distrutto. Così come
l'anatomia del corpo. Se tu hai fatto un viso girato da questo lato, gli occhi questi qua sono troppo vicini tra loro e questo è troppo distante, quindi cerca di posizionare bene gli occhi. Una cosa che ti aiuta molto di solito è, una volta che individui la fossa del naso, già riesci a individuare le sopracciglia, no? L'orecchio. E una volta individuate le sopracciglia, riesce a disegnare bene gli occhi perché sono subito sotto. Let's go! Il naso. La bocca di solito è larga quanto da una pupilla all'altra, di solito. Poi il collo, l'hai fatto un po' che tende in avanti, come se si stesse affacciando in avanti. Va benissimo, allora facciamolo in quel modo. Innanzitutto poi... Però sei tu che non capisci, perché la ragazza lì sta poggando. Vedi la forma delle labbra, il fatto che è rivolta un po' in avanti, sta chiaramente facendo il pog. Quando tu fai O in avanti, stai poggando. Sono troppo stanco per spiegare il pog. Russell, qui hai mischiato sternocleidomastoideo e trapezio in un modo... un po' assurdo, no? Se il collo di una donna si deve essere esile, e qui c'è lo sternocleidomastoideo che va verso il manubrio, comunque sia, il trapezio si attacca molto più in basso, no? Vedi che qui, secondo le tue ombre, questo è il trapezio. C'è da studiare anatomia. Quindi qui c'è il manubrio, e dopo il trapezio si attacca la spalla. Come si attacca la spalla? In parte dal manubrio, e in parte qui dal trapezio. La spalla che scende, quindi bicipite, bla bla bla. Poi, adesso mi devo far pure le boobies. Quindi trapezio anche qua, stessa roba. L'altra spalla, bla bla bla. Le boobies. Le boobies hai fatto proprio due sfere. Queste sono rifatte. Queste sono proprio, guarda, pam! Sono rifatte, bro. Invece ha detto la ragazza ha un push-up. Non so se si riferisce a quello. Altro che push up, queste sono proprio pom! Perché quando sono così sferiche è come se si vedesse la protesi, no? Invece il seno, un buon modo per farlo è, fai delle righe per individuare la direzione del dove sarà il caporello, no? Poi fai una riga che ti individua la curvatura del seno, e poi da lì, vedi come io parto da qui in cima, vai a individuare dov'è la poppa. È la poppa che si, poi si attacca al pettorale e quindi alla spalla, ecco la mia poppa. Stessa cosa di qua. Che nel tuo caso le vuoi super appiccicate, magari allora le vuoi più grandi, le fai più grandi. Però questo è per capirci come fare le poppe. Ci siamo, Russell? Sono stato utile? Let's go, Russell! Let's go! Dimmi, ammira il sexy peo. Ammirate il sexy peo. Questo mi sa che è la copertina, cacciunco. Come fai a sapere tutte queste cose sulle poppe? Beh, ovviamente c'è una sola spiegazione. Allora, non solo ho studiato, ovviamente, anatomia. Durante la scuola comics si faceva ovviamente disegno al vero e non ci facevano disegnare le grandi gigatettone di solito, ok? Grazie per il follow, carissimo Brani! E poi, se leggi tanti fumetti della Marvel, come dire, esagerano molto gli americani le dimensioni delle tette, quindi è inevitabile impararle a disegnare se disegni stile americano, cosa che io facevo un tempo, facevo soprattutto stile americano. Quindi andiamo avanti. Taikutsukun è un petalo di ciliegia sfocato, pensavo fosse tipo gli si vedesse una parte di culo e quindi era stata sfocata, sì, per qualche motivo. Sì, però questo per esempio è tipo uno strappo. Esatto, quando non si capisce cos'è Taikutsukun è meglio non mettercelo, no? Perché sembra un errore, come vedi. L'unica cosa che posso dire è troppo sfocato. Forse troppo, è che questo avambraccio è un po' più alto. Deve essere ugualmente lungo a questo pezzo qua. Qui si vede che qui arriva il gomito. E guarda questo. E per questo lo potevo capire, perché magari la prospettiva magari stava un po' verso di noi, no? Disegnetto da parte di Okami Fra. Okami Fra, carissimo. Lui azzarda con luci strane, vediamolo qua. Che almeno lui ha una firma figa, addirittura graficamente figa. Pomodoro ci sta, perché esiste, quindi quello te lo consiglio. Stando credo Mastoideo l'hai fatto, pam, che va avanti. L'attacco del collo con la testa l'hai fatto molto bene, perché infatti la testa te la devi immaginare così. L'orecchio l'hai fatto bene, è lì. Poi, il problema qui quali sono gli occhi, perché questo occhio qua è difficile obiettivamente da fare lì. Individuando il naso si individuano anche le sopracciglia, quindi dove finiscono. Questa qua sarà per forza più lunga, perché tanto ne vedo molta di più. Come faccio io di solito? Allora, prima ti fai l'occhio quello più facile. Tutta la vita l'occhio più facile, let's go. Ehi, come va? Anche questo è un altro peo. L'occhio questo qua segui l'andamento dell'occhio precedente, arrivi fino in fondo alla palpebra. E qui quello che tu hai fatto sta riga piatta così. Invece la palpebra esiste, no? Quindi dovrebbe fare così. Poi si alza qua, facendo una bella curva, un po' relativamente difficile da fare, riesci a individuare benissimo anche l'occhio. Let's go, e anche qui un po' di palpebra, si vede poco, ma si vede. Benissimo. Avanti, il prossimo. Oh, minchia. Ma lui è questo è un personaggio di Fullmetal Alchemist. Fullmetal Pride, se non sbaglio. Sì, ma Pride. Quant'è che non vedo Fullmetal Alchemist che non me lo ricordo lui? Se ti sei scordato Pride un po'. Ti sei scordato le ombre con gli occhi e i denti un pochino. È la cosa più inquietante dell'universo con il bambino. Questo è un bel disegno, caro. È il figlio del colonnello, però. Allora, l'unica cosa che ti posso dire qui, caro Lupino, è sicuramente c'è a migliorare la mano. Questa manina è proprio
qua, questo è il ditino, questo è il ditino, qua c'è l'altro, cioè è diventata proprio minuscola. Attento alle proporzioni delle mani, lo so che sono difficili le mani. Vedi che il pollice sembra più lungo di tutte le altre dita. Il mio pollice ti sembra più lungo di tutte le altre dita? No. Quindi o il pollice è troppo lungo, se vuoi fare la manina proprio da bebè, quasi, che però non la vogliamo, o appunto le dita potrebbero tranquillamente arrivare fino a qua. Aggiungerei le poppe. Oh! Le poppe stanno. No! No, è un bambino. Let's go! Signori, vi giuro che questa rana pensavo... Let's go! Let's go! Pensavo che fosse il Pippo. È dietro, devi stare attento a queste cose. Tipo poi... non ha le poppe, io le aggiungerei. Cacchio, c'era. Ovviamente si parla del girino rana lì. Ecco qui. Ecco qui le vostre poppe, signori, siete contenti? Eccole qua. Maestria, anche tu guarda quello che ho detto a Kami per quanto riguarda questi scorci. Bro, questo è trash, la skin di trash. Omino bello di Andrago. Upvote, questo merita di vincere proprio il premio numero uno di questo video, signori. Premio tu numero vedi delle uno. Imperfezioni? Io non vedo imperfezioni in questo disegno. Mancano le poppe. È vero. No, ma è Omino, se non era donnina. Scusa. È uguale, prima mi sono disegnato anch'io con le poppe, ero bellissimo. Benissimo, signori, possiamo chiudere qua. Se siete interessati a partecipare anche voi ai review, alle critiche brutali sui vostri disegni, Reddit in descrizione, Twitch, dove lo facciamo proprio in diretta, tutto in descrizione. E adesso Kisunko e Giulio vi saluteranno con tanto amore. Vai, Kisunko. Sicuro? Volermi dare la parola così, eh? Vai. Tutta tua. Quando potrei dire cose tipo ok, basta. Signori, al prossimo video. Let's go!